Salve a tutti ragazzi, qua è il vostro Spectre ed oggi vi presento un nuovo video che sarà un po' particolare dato che oggi vi parlerò del nuovo Battlefield, ovvero Battlefield Hardline. Prima di tutto, com'è che sappiamo di questo nuovo titolo e cos'è che sappiamo di questo nuovo titolo? Siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di Battlefield Hardline, in nome in codice Omaha. Grazie ad un trailer che è stato rilasciato recentemente al pubblico che doveva rimanere interno alla casa pubblicatrice, ovvero la Electronic Arts. Un tizio interno per l'appunto che lavorava alla EA, che è stato conseguentemente licenziato dopo questa furbata, ha rilasciato al pubblico e ad alcune fonti confidenziali. Questo trailer dove viene fatto vedere non solo, non viene solo fatta vedere la presentazione del gioco, ma vengono fatti vedere anche alcuni lati del gameplay. Il trailer non ve lo posso far vedere dato che il mio video sarebbe flaggato e tirato giù immediatamente, ma posso parlarvi di quello che ho visto e di quello che in generale si sa su questo titolo. La primissima ed importante differenza che c'è tra Battlefield Hardline e Battlefield 3 o 4 è che il campo di battaglia è stato spostato da un vero e proprio campo di battaglia come in Battlefield 3 e 4, ovvero in campo aperto con veicoli pesanti come i carri armati, i LAV e avanti così, ad un, diciamo, degli scontri, ovvero spostato degli scontri più urbani, dato che noi vestiremo o i panni di alcuni criminali o i panni della polizia, che il cui intento è chiaramente fermare questi criminali, impedire loro di compiere alcune azioni per quanto riguarda il multiplayer, indipendentemente dalla modalità di gioco. Parlando di modalità di gioco, quattro ne sono state descritte nel video che ho visto io: Heist, Blood Money, Rescue e Hotwire. In Heist lo scopo è semplice: lo scopo dei criminali è quello di riuscire ad aprire un varco nel portone blindato di una banca per rubare i soldi, e invece lo scopo dei poliziotti è quello di fermarli, ovviamente. In Blood Money troviamo un pacco enorme di denaro che è comune ad entrambe le squadre, e lo scopo è quello di prendere questo pacco di denaro e in qualche maniera trasportarlo nella propria base. Non ho ben capito come funziona questa modalità, dato che non sembra che un soldato solo possa portare in giro un pacco gigante di soldi, quindi dovremo vedere più avanti, quando ci verranno dati più dettagli, in che cosa consiste effettivamente questa modalità. Poi abbiamo Rescue. In Rescue noi possiamo impersonare come sempre, o gli SWAT, la polizia, oppure i criminali, il cui scopo è, credo, tenere ostaggio delle persone, quindi suppongo dell'intelligenza artificiale, per un determinato periodo di tempo, mentre quello dei poliziotti è di effettivamente liberare questi prigionieri in questa rapina andata, come dice il video, in questa rapina andata male in una banca. Infine, Hotwire descrive praticamente degli inseguimenti ad alta velocità fra sempre poliziotti e criminali. Non ho ben capito quale sia in realtà lo scopo, il grande scopo di questa modalità, dato che sì, è carino inseguirsi, ma qual è lo scopo dei criminali? Devono riuscire a scappare, devono riuscire a raggiungere un determinato punto sulla mappa prima che tutti loro vengano annientati? Io non posso dirvelo dato che nel video non è stato descritto e non lo so onestamente. Dovremmo aspettare ulteriori informazioni per poter effettivamente vedere che cosa si tratta di questo, che cosa tratta questa modalità. Per quanto riguarda il single player, noi vestiremo i panni di un poliziotto di nome Nick Mendoza, a parole loro bloccato fra giusto e sbagliato, criminalità e poliziotto. Non capisco bene cosa intendano, ma vedremo comunque in futuro. Quello che noi faremo sarà inseguire un nostro ex collega che ci ha traditi, e lo dovremmo fare passando attraverso varie località, ovviamente americane, dato che, come abbiamo già detto, gli americani sono poco egocentrici, per riuscire effettivamente, no, non so se a fermare, a uccidere o semplicemente a vendicarsi nei confronti di questo tizio qua. Per quanto riguarda il gameplay, nel video è stato detto che gli ambienti di gioco saranno vasti come mai e che sarà possibile rigiocare più di una volta le missioni e poter approcciare queste in maniera completamente diversa. Potete pensare a Far Cry 3, se l'avete giocato, a come si possono
si possono catturare gli avamposti facendolo, per esempio entrando con un veicolo d'arroganza oppure facendolo in maniera silenziosa. Vedremo se effettivamente questo sarà la colonna portante del single player oppure se sarà una piccola chicca come è successo in Battlefield 4. Per fare un attimo di chiarezza, questo gioco qua è sviluppato da Visceral Games, che è il team che ha sviluppato anche i vari Dead Space, quindi 1, 2, 3, e DICE, quindi sarà una collaborazione. In teoria il titolo dovrebbe essere quasi completamente della Visceral, dato che DICE sta già lavorando su Battlefront e Mirror's Edge 2. Comunque, in ogni caso, vedremo che cosa riusciranno a combinare. Il fatto che sia un altro team di sviluppo a creare questo gioco mi dà un pochino di speranza, dato che onestamente non mi fido assolutamente della DICE. Non perché siano necessariamente dei cattivi sviluppatori, ma perché come hanno gestito Battlefield 3 e soprattutto come hanno gestito Battlefield 4 non è qualcosa con la quale io sono assolutamente d'accordo. Anzi, il contrario, casomai. Per quanto mi riguarda sono molto scettico riguardo alla cosa, prima di tutto perché non abbiamo un granché di informazioni riguardo il nuovo gioco e poi perché comunque rimane un titolo Battlefield. Per quanto Battlefield sia divertente da giocare in alcuni momenti, è anche uno dei giochi, come vi ho detto più di una volta, più frustranti che io abbia mai provato. In conseguenza, se in futuro dovrò scegliere se prendermi il nuovo Battlefield oppure guardare per un altro FPS, diciamo che potrei avere dei grossi ripensamenti. Per il momento preferisco rimanere a guardare e vedere che cosa mi combinano con questo Battlefield Hardline. Dunque ragazzi, questo è quanto, spero il video sia stato non solo interessante ma anche utile. Mi auguro di aver coperto tutti i dettagli importanti riguardo al nuovo gioco. Fatemi sapere se secondo voi ho mancato qualcosa. Tenete a mente che appena si saprà qualcosa di nuovo su questo Battlefield ve lo farò sapere, cioè non proprio subito perché ci metto un po' io a caricare il video, ma comunque il prima possibile vi farò avere dei video con tutte le informazioni che verranno rilasciate. In ogni caso vi ringrazio per la visione e vi lascio in descrizione due cose. Uno è il link al sito ufficiale di Battlefield Hardline, dove c'è anche scritta la data del reveal ufficiale che faranno alle 3, e vi lascio un link ad un articolo in inglese che riporta tutte le informazioni che finora si hanno su Battlefield Hardline. Detto questo, vi ringrazio di nuovo per la vostra attenzione e mi auguro di vedervi al mio prossimo video. Qua è stato il vostro Spectre, passo e chiudo.